La rassegna stampa è offerta da... Martedì 22 gennaio, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura Il Messaggero, Cosentino fuori, PDL nel caos, escluso dalla candidatura, giallo sui documenti spariti, rischio, ricorsi per le firme a Napoli. L'ira dell'ex sottosegretario sacrificato ai sondaggi, ora è resa dei conti, Alfano scelta giusta. I big estromessi, Scaiola, Milanese e gli altri, lo stop agli incandidabili. Stessi diritti per i fratelli e le sorelle gay, ieri il giuramento Obama al secondo mandato, finito decennio di guerre. Allarme Colosseo, si staccano nuovi frammenti caduti da una volta sul limite della zona protetta, traffico e inquinamento, i principali colpevoli. Passiamo alla stampa, PDL fuori Cosentino e spariscono le liste, rivolta nel partito, Alfano scelta giusta all'esclusione, caso Rubi sentenza dopo il voto, Napoli candidati riconvocati in extremis. Obama, il nostro viaggio continua, il presidente degli Stati Uniti ha giurato, si apre il suo secondo mandato. La Gazzetta del Mezzogiorno, sventata in extremis un'evasione a Lecce, rischiata la strage, nel piano l'assalto ad un'ambulanza e alla scorta. Taranto, i soldi degli acciaio a stipendi ambiente, a Roma ancora un rinvio tra Ferrante e sindacati, caso Ilva comincia a prendere forma l'ipotesi di dissequestro condizionato. La Gazzetta di Lecce, sventata un'evasione a Lecce, la procura distrettuale antimafia fa naufragare il progetto dei boss della Sacra Corona, volevano rimettere in circolazione Raffaele Martena, condannato a 30 anni. Nel piano l'assalto ad ambulanza e scorta poteva essere una strage. Il detenuto avrebbe finto un malore in cella, l'agguato nel tragitto tra carcere e ospedale. Porto Cesareo, abusi edilizi, sigilli al villaggio Chiusurella. PDL si salva solo Fitto, il vento del rinnovamento a piede parlamentari uscenti. In poll Palese e Marti, nel centro-sinistra conferma certa per la Bellanova, Buccarella in corsa per i grillini. Calcio, via Lerda e Cotoma, salta la panchina e due giocatori querelano Tesoro. E cambiano le strategie di mercato, salta Trabner, non partono più Malcore, Rosafio e Giacomazzi. Concludiamo con il quotidiano Sesso per i voti, si indaga, carabinieri al lavoro, la pista è quella di un presunto illecito a Porto Cesareo. Festini hard per la campagna elettorale, nel mirino un amministratore. Corruzione e peculato, Fitto, chiesti 6 anni e mezzo, l'ira dell'ex ministro sono allibito. Corsa al Parlamento, dentro fuori, fatte le liste, restano i dissidi. La rapinatrice presa con i gioielli, il colpo, l'ho fatto per amore. Da brava ragazza a malvivente, la confessione della 25enne arrestata a Neviano. Nuovo mister, ma nel Lecce caos, via Lerda e Cotoma, Ferrario, querela Tesoro. Soldi al commercio, ecco i bandi, fino a 25.000 euro a fondo perduto, ossigeno per i negozi di vicinato. Inchieste sulla sanità, corruzione, Fitto, chiesti 6 anni e mezzo, il parlamentare del PDL, sono allibito, venerdì renderò dichiarazioni spontanee in aula. In ballo un risarcimento da 186 milioni di euro, la cifra rivendicata dalle parti di ieri per il processo La Fiorita. Caso siderurgico, momento drammatico, serve il dissequestro, Ferrante ai sindacati, i proventi della vendita dei prodotti saranno destinati a risanamento, stipendi e sopravvivenza dell'azienda. Lodo decreto, le vie del governo per scongiurare il conflitto sociale, domani la questione Ilva in Consiglio dei Ministri, Clini, non vogliamo lo scontro. Emorragie in ASL e ospedali, 1.000 in meno e allarme. L'appello Vendola ritiri, taglia i reparti, la provincia incalza, territorio abbandonato. Prime assunzioni, si parte con Fazzi e 118, la direzione è pronta a correre ai ripari per i presidi più penalizzati. Verso le elezioni, rabbia e delusione fra gli esclusi PDL, ma non tradiremo, Salento penalizzato dalle scelte di Berlusconi. Malumori tra chi non è stato ricandidato. Gabellone e Perrone provano a ricucire le ferite, riunione fino a tarda sera per ritrovare l'unità dopo le tensioni. Chi se ne va, chi arriva a Roma, la staffetta dei parlamentari, new entry, dolorosi AD, PD, no, nomi nuovi con le primarie. Mantovaniani orfani, niente posti a Roma dopo l'addio dell'ex sottosegretario, congedo e manca, restano senza sponsor. Emergenza lavoro, aiuti ai piccoli negozi, parte la corsa ai fondi, bando della regione, contributi fino a 50.000 euro, agevolazioni anche per le ditte sul web. Fame di posti in coda per i tirocini, lunghe file ieri in provincia, in palio 200 stage a 750 euro. Licenziamenti, l'agonia infinita del TAC, chiude Megatex, tutti a casa, addio allo storico marchio di Benisi, vice di Confindustria. Santa Lucia in vendita? No, andiamo avanti, voci sull'acquisto del cinema per farne un supermercato. Nuovo attentato, barre in fiamme, incendio al White vicino Piazza Mazzini, è il secondo episodio in 15 giorni. Zona 167, picchia a sangue i genitori con un bastone, è stato arrestato, un 36enne distrugge tutto davanti al figlioletto che si trovava in casa, scattano le manette. Villaggio abusivo, scatta il sequestro, il sigillo della Guardia di Finanza su 53 appartamenti.
Porto Cesareo Festini Hard per raccogliere voti, nuova indagine dei carabinieri ad organizzare gli incontri con le ragazze dell'est, un amministratore. Pescivendolo col vizio dello spaccio, arrestato un 47enne titolare di una pescheria in centro, domenica è stato trovato con eroina, cocaina e hashish. Copertina, un giudice nel mirino del killer avvantaggiato, l'omicida di Melissa Bassi e i consulenti della difesa voleva uccidere Simona Panzera. Melendugno in fuga con i cancelli rubati, arrestati, gli autori, due coniugi di San Donato, hanno ammesso di aver effettuato diversi furti a Torre Saracena e a Torre dell'Orso. Primiceri, 28 anni per la droga sui tir, chiesta dal pubblico ministero la condanna dei fratelli imprenditori. Neviano, la rapinatrice, l'ho fatto solo per amore, fa la fioraia, la 25enne coinvolta nel raid in gioielleria, messo a segno con altri quattro napoletani. Infine lo sport, via Lerda, il Lecce passa a Toma, l'ultimo KO è costato la panchina al tecnico fossanese che lascia la squadra al secondo posto in classifica. All'allenatore di Maglia l'importante compito di condurre i giallorossi in Serie B. Para il patron del club di Via Templari, pochi punti, i numeri sono impietosi, ma Franco non è l'unico responsabile. Caro Savino, ci vediamo in tribunale. Ferrario e Legittimo sono intenzionati a querelare il presidente dopo le pesanti accuse di domenica. Ecco cosa aveva detto il presidente: non è giusto che restino a rubare lo stipendio. La nostra rassegna stampa termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...